Mi chiamo Simone, presentato dalla professoressa Simone, da Sara, che ha già dato una panoramica, secondo me, molto interessante e pregnante di quello che è un po' il contenuto del social impact che abbiamo sviluppato insieme ad Icon come Forbi. Io cerco di contestualizzare un attimo, vi porto un po' più con i piedi per terra dalle valutazioni più di alto livello fatte prima, cerchiamo di portare alla concretezza di quello che facciamo. Quindi contestualizziamoci, noi siamo un'impresa sociale, oltre che essere una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, nata dalla fusione di due realtà storiche del territorio forlivese, due cooperative di inserimento lavorativo, una con 36-37 anni di vita e l'altra con 22-23 anni di vita alle spalle, che hanno insieme condiviso un percorso per arrivare a una definizione di un nuovo modello imprenditoriale. Per fare ciò era necessario dotarsi di strumenti, dimensioni, capacità finanziaria per poter approcciare anche dei temi diversi, dei temi nuovi, quali dell'innovazione che noi cerchiamo di portare avanti. Per fare questo abbiamo creato un percorso che ha portato alla fusione di queste due realtà, un percorso che a noi piace definire a caldo, una fusione a caldo, non una fusione a freddo, e dal basso, perché buona parte della base sociale di entrambe le realtà, quindi i soci, sono stati coinvolti in questo percorso. Quindi, lungo, faticoso, con ogni percorso democratico si discute, si litiga, ci si scontra, ma una volta che si arriva a una definizione, quella la si accetta, diventa di tutti, e quella diventa molto più forte di una decisione presa dall'alto e calata al basso. Oggi contiamo con una base sociale di oltre 80 soci, 160 persone sono attivamente coinvolte con ruoli di lavoro subordinato e altre forme di lavoro in cooperativa, e oltre il 53% di queste persone sono persone con uno svantaggio certificato ai sensi della legge 381, che è la nostra ovviamente ancora norma di riferimento. L'analisi che abbiamo strutturato parte, come diceva Sara, noi sviluppiamo un bilancio sociale da oltre 10 anni. Il bilancio sociale lo riteniamo uno strumento estremamente interessante e utile, ma molto statico, molto fermo sulla mera rendicontazione. La rendicontazione è importante, necessaria, ma non esaustiva. Noi oggi dobbiamo andare verso qualcosa di diverso, qualcosa che ci rende anche attrattivi, attraenti, perché abbiamo superato quella soglia di dimensionamento del piccolo e bello. Era un vecchio presidente di un consorzio nazionale di Raccomunale Adriano, CGM, che dicevano il campo di fragole, questa visione bucolica, no? Che eravamo tante piccole piantine di fragole in un campo gigantesco. Un'idea molto interessante, ma che il tempo ha superato. Oggi servono anche i muscoli, serve la schiena, serve la forza, serve la testa. Quindi le nano microimprese, bellissime in fase di startup, devono trovare una loro dimensione. Una loro dimensione che le permetta di essere competitive sul mercato ed essere sostenibili nel medio e nel lungo periodo. In sintesi, la nostra ricerca ha sviluppato 7 punti di forza fondamentali di Forbi, una struttura amministrativa molto trasversale e funzionale alle differenti aree di attività di cui ci occupiamo. La qualità dell'offerta, noi abbiamo scelto anche di ridurre ad esempio il numero di servizi e la tipologia di servizi che eroghiamo per concentrare prevalentemente un'offerta di qualità, non tanto un'offerta di massa, chiamiamola così. Aziende profit che hanno costi di struttura diversi possono essere molto più competitive, molto più aggressive, possono fare dei prezzi molto più economici dei nostri, molto, forse mi sono un po' allargato, ma più economici.
ma uno spettro qualitativo, quando viene misurato, quando viene considerato, ecco che allora la nostra offerta diventa molto, molto competitiva. Un ennesimo punto di forza è sicuramente l'accesso alle nuove attività imprenditoriali. Abbiamo iniziato un percorso da ormai 3 anni per uscire dalla mera erogazione di servizi e entrare nell'ambito della produzione. Quindi noi oggi, oltre a erogare servizi come fanno la maggior parte delle imprese sociali, cooperative sociali, sviluppiamo prodotti. Noi abbiamo brevettato 2 attrezzature recentemente che abbiamo venduto ad una importante multinazionale chimica statunitense, Sumitomo, leader mondiale di produzione chimica. Ne abbiamo sviluppato con dei sistemi open source degli erogatori per dei prodotti chimici che loro avevano sviluppato. Questi brevetti hanno generato dei prototipi che abbiamo sviluppato noi, anche con dei ragazzi di inserimento lavorativo, per capirci, non è che la disabilità fisica o psichica poi non porti anche ad avere delle buone idee, bisogna sapere mettere insieme. Questi prodotti oggi sono commercializzati in tutta Europa a marchio India Care, sono ovviamente prodotti da noi, prodotti sviluppati, progettati, brevettati e commercializzati da noi. È un aspetto che andremo ad analizzare meglio nel prossimo Impact Report, quello del 2016, perché si sono realizzate in questi mesi. Le relazioni di 4B tra i suoi interlocutori, quindi stakeholder negli ambiti di attività, sono un punto di forza molto forte. Le centrali, noi siamo una cooperativa unitaria, noi aderiamo alla costituenda ACI, diciamo così, che non è l'Automobile Club italiano, ma l'Unione delle Cooperative, l'Alleanza delle Cooperative Italiane. Per la matrice storica delle due cooperative che hanno generato 4B, una fortemente legata al mondo Lega e una al mondo non cooperativo. L'ennesimo punto di forza sicuramente la capacità e la possibilità di accedere a fonti di finanziamento, quindi a strumenti finanziari, a condizioni molto più competitive e interessanti rispetto a un finanziamento più piccolo. Oltre ovviamente a un investimento molto forte in marketing e in comunicazione per generare una maggiore visibilità. Oggi, dopo 17-18 mesi di vita di 4B, possiamo dire che il marchio 4B è un marchio territorialmente riconosciuto e riconducibile. Molto l'hanno fatto i nostri camion, che inquietano i vostri sonni mattutini quando vengono a raccogliere i rifiuti sotto casa vostra, ma che è un servizio necessario. Quindi, chi invece si è già svegliato a quell'ora li vede circolare allegramente. Le principali, no, sai, noi ci occupiamo anche di queste problematiche con il pubblico. Le principali opportunità che noi abbiamo visto nella realizzazione di questa impresa, la riduzione delle inefficienze esistenti attraverso interventi appunto sui processi operativi, quindi ridisegnare i nostri processi, sviluppare, lavorare sulle capacità di leadership, che noi abbiamo delle leadership diffuse, non ho spiegato, ma 4B si occupa di 13-14 attività, non mi ricordo neanche oggi, quindi una gamma molto ampia che va dai servizi ambientali, quindi dai rifiuti, dalle raccolte differenziate, al recupero, fino ad arrivare alla gestione di una pompa di benzina, una pompa analogica dove facciamo delle vendite di carburanti, ma anche lavaggio auto, sanificazione, gestione dei canili, parcheggi. Sì, facciamo tante cose, sì, agricoltura sociale, produzione biologica, ho il suggeritore che mi sta dando input. Quindi questa complessità è anche un elemento di forza, come tale ha bisogno di avere una leadership diffusa, una leadership che viene dal basso dell'organizzazione,
e non, non verticale, non troppo verticale, ha bisogno di una sua tecnostruttura e quindi di una sua catena di comando, se così la vogliamo chiamare, ma ha una base estremamente allargata e quindi dei punti nel radice di potere ripartiti non solo su una punta piramidale ma anche su una base. Quindi migliorando la percezione interna ed esterna della cooperativa. Questi dati sono un pelino datati, oggi abbiamo i dati aggiornati 2015, ma sono già assolutamente allineabili a questi che sono riportati in questa tabella. Abbiamo approvato il bilancio la scorsa settimana, quindi non era proprio possibile aggiornarli in tempo reale. Abbiamo un'incidenza del costo del lavoro superiore al 50% in termini sul valore della produzione complessiva, il fatturato, il valore della produzione, quindi in termini civilistici la 1 della cooperativa su quest'anno 2015, appena finito, ha superato i 5 milioni e 300 mila euro di fatturato, un dato stabile che è appunto il numero di soci che noi definiamo il cuore, perché prima si è parlato molto di capitali. Noi siamo un'impresa di persone, basata sulle persone, che ovviamente portano anche capitali. Abbiamo recentemente ammesso un importante soggetto istituzionale come investitore in cooperativa, forse anche merito del social impact del prodotto. Un importante soggetto nazionale che ha deciso di investire 150 mila euro in capitale di rischio insieme a noi per aiutarci a sviluppare questi progetti di brevettazione e prototipazione di nuovi sistemi basati su hardware open source, Arduino e via discorrendo. E questo è uno. Stiamo lavorando con altri due importanti soggetti istituzionali perché vogliono anche loro, gli investitori, scusate, vogliono anche loro entrare nel capitale di 4B per investire per avere anche un ritorno economico assolutamente limitato, estremamente contenuto. La riforma della legge sull'impresa sociale in questo senso è molto importante, ma in base al tipo di prodotto, di sviluppo, di progetto, di processo che si cerca di costruire insieme, cambia anche il tipo di finanziatore o di investitore e quindi più la pazienza più o meno sviluppata di questo tipo di soggetti diventa molto importante per capire con chi lavorare. Quindi siamo 110-130 lavoratori oggi, come potete vedere nella stragrande maggioranza sono lavoratori a tempo indeterminato. Crediamo fortemente nella stabilizzazione delle persone e delle posizioni. In sintesi, quindi questo era un po' un overview complessivo della cooperativa, come possiamo sintetizzare l'impatto delle attività svolte da 4B? Quindi la produzione di servizi e prodotti di qualità, una riduzione del costo per la creatività attraverso l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati sulla base di due principi fondamentali, di sostenibilità sociale e ambientale e ovviamente la valorizzazione del territorio dall'altro, perché noi siamo un'impresa di territoriale, non abbiamo mire espansionistiche, di andare ad aggredire, scusate il termine bellicoso, ma è così che funziona, altri territori limitrofi o altre regioni come molte altre imprese sociali probabilmente anche giustamente fanno. Noi non crediamo in questo modello, noi crediamo in un modello di sviluppo territoriale. Siamo qui, siamo su questo territorio, i nostri soci vivono e lavorano prevalentemente sul nostro territorio, in questo territorio vogliamo continuare a svilupparci, riteniamo che ci sia capienza per un ulteriore importante sviluppo. Sviluppi, chiaro, non sui mercati tradizionali. I mercati tradizionali sono finiti, saturi, in contrazione per tutti quelli che derivano dal pubblico, ma non solo. Cosa diversa sono invece i mercati emergenti, no? C'è una
interessanti di oceano blu, oceano rosso. Noi stiamo cercando i nostri nuovi oceani, forse qualcuno l'abbiamo trovato e riteniamo che non ci sia la necessità di dover allargarsi o di andare ad aggredire altri per trovare nuovi contesti, ma bisogna forse fare più ricerca. Ecco, in questo senso le recenti revisioni civilistiche in termini di non capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sono una discreta mazzata a chi vuole fare innovazione e ricerca, ma ne prendiamo atto e troveremo altre soluzioni. Questo è un po' quello che troverete all'interno del report, che potete scaricare dal sito di Forbi gratuitamente. Ce n'è qualche copia qui. Sara avrà il controllo della distribuzione delle copie, perché abbiamo fatto una scelta di non produrre tanto, quindi erano stampate pochissime copie e abbiamo reso disponibile a tutti dal sito in versione integrale, così come lo vedete e lo trovate sul sito. Ogni area ha avuto una sua analisi, quindi quale attività svolge, quali risorse umane impiega, quante di queste sono svantaggiate e chi sono i beneficiari finali, quindi dagli stakeholder ma anche ai beneficiari. La teoria del cambiamento che noi abbiamo cercato di vestire sul corpo di Forbi ha preso in analisi, si è concentrata su tre elementi, non su cinque classici, quindi input, attività e area di impatto. Le quattro aree, che anche Sara prima aveva già introdotto, sono appunto l'inclusione sociale, il benessere per la comunità, la rigenerazione degli asset comunitari e l'innovazione sociale del diritto. Quattro aree tra di loro intrecciate, intersecate, fortemente collegate, ma ognuna di loro ha delle caratteristiche secondo noi interessanti. L'area dell'inclusione sociale è sicuramente l'area principale della cooperativa, il cuore vero dell'impatto che Forbi genera. I numeri, come potete vedere, non sono i nostri, non ci possono rappresentare pienamente quello che è basato sulle relazioni. L'impatto, l'inclusione sociale che Forbi genera ha una ricaduta economica, si vede molto semplicemente, il mero risparmio della pubblica amministrazione, servizi sociali, servizi per la casa, senza considerare il ruolo attivo che queste risorse sviluppano, perché da costo diventano generatori di imposte, pagano tasse, generano redditi, comprano servizi, e questi complessi da misurare, diciamo così. Ma non esaustivi, perché quello che veramente noi cerchiamo di mettere, di rendere visibile è come l'inclusione sociale generi relazione e reputazione. Il 75% degli intervistati, i soggetti svantaggiati intervistati nel percorso di sviluppo del social impact, ha dichiarato di non voler andare via da Forbi, di voler rimanere lì dov'è, perché ci sta bene, perché ha trovato un luogo dove vengono accettati per quello che sono, dove hanno imparato a fare un mestiere, volendo anche, scusate, ma ho bisogno di un aiuto, un supporto. Vorrei dire dei numeri diversi da quelli che sono. Molto velocemente, scusate, queste persone intervistate enfatizzano nelle loro risposte come il livello di soddisfazione personale, di realizzazione che hanno trovato in un'attività lavorativa costante, stabilizzata, seria, un aspetto di dignità sostanzialmente,
il concetto di inserimento lavorativo, se si ferma a trovare un posto di lavoro, ma non abbraccia un percorso complessivo che va a prendere tutta la sfera relazionale della persona e anche contestualizzata, quindi dove vive questa persona. Noi avevamo persone che vivevano in nei parcheggi coperti della città, oggi sono persone che hanno una casa, pagano un affitto, in alcuni casi addirittura hanno fatto un mutuo, altre persone venivano dal contesto che non potevano più vedere neanche i loro figli per il loro livello di pericolosità e di scarsa affidabilità, e quindi i servizi sociali avevano proibito anche l'incontro se non in luogo protetto, controllato, mediato, bla bla. Oggi sono persone che sono in due case, sono tornate a vivere con i loro figli. Questo è un concetto che mi piacerebbe che potesse entrare, un numerino che dica quanto vale in euro, ma è impossibile, e perderebbe il senso se noi quantificassimo questo in termini economici. Per dare un esempio di cosa vogliamo rappresentare con l'inclusione sociale. Comunità e benessere. Comunità e benessere come seconda area, molto trasversale, è un elemento nella nostra, è alla base della nostra missione, la missione di 4B, che il benessere delle persone diventa il benessere di una comunità, il benessere di una comunità diventa qualità della vita, la qualità della vita pone le condizioni per fare sviluppo. Dove c'è qualità della vita, dove c'è benessere, ci sono anche le possibilità di liberare nuove risorse, pensiero, confronto, anche non positivo, non necessariamente il confronto deve essere positivo, può essere anche conflittuale, ma comunque un confronto. Questo porta a un posto più bello dove tu vivi, perché è più pulito, perché è più ordinato, è più organizzato, è più sicuro. Quindi come ricadute che vogliamo visualizzare in maniera particolare sono appunto gli aspetti anche estetici, perché l'estetica conta e conta molto, nella nostra società conta forse anche troppo. Ma una città più bella, più pulita, più ordinata, fa piacere a tutti, che sia di passaggio, che sia stazionato, che sia così stabile. Abbiamo cercato di adottare, ad esempio, un progetto che abbiamo sviluppato negli ultimi 4 anni, nato da un'idea di upcycling integrato, partendo dai fondi di caffè, dai rifiuti. Oggi è diventato su Twitter un trend topics molto popolare, no? Perché dal caffè si crescono i funghi. Noi abbiamo iniziato a commercializzare il nostro primo kit di funghi box nel settembre del 2013, 2 anni prima circa di tutto quello che è successo nel resto d'Italia e anche in Europa. Ad oggi possiamo dire di aver recuperato oltre 5 tonnellate di caffè che sarebbero diventate un rifiuto, sono diventate una materia prima seconda, quindi un substrato. Non abbiamo preso il terreno dalla natura per produrre un bene alimentare, ma abbiamo rigenerato terreno attraverso l'utilizzo di ragazzi di inserimento lavorativo, senza utilizzo di mezzi a combustione, biciclette, carretti, ampiamente descritti su foodbox.it, che vi invito ad andare a visitare perché è molto interessante. Mi tengo per ultimo quello di essere l'ordine. Okay. Innovazione sociale e sviluppo, come dicevo prima, la dimensione che abbiamo cercato di strutturare in 4B ha appunto come finalità poter liberare energie e risorse per investire in maniera strutturata e non sporadica o one shot, ma in maniera sistemica, nello sviluppo, innovazione sociale e sviluppo. Nel nostro organigramma oggi sono molto orgoglioso di poter dire che noi abbiamo una casellina in staff a quella direzione che si chiama Area Innovazione e Sviluppo, ricoperta da una persona, con una ragazza giovane, con competenze e approccio modalità innovative, con delle risorse allocate, un budget per poter investire ogni anno in nuove possibilità di sviluppo.
questo nel nostro piccolo è secondo me una delle più grandi rivoluzioni che siamo riusciti ad applicare al nostro sistema, perché veniamo da un sistema molto ingessato, basato su esternalizzazione di servizi pubblici o poco di più, o piccole attività imprenditoriali, sempre comunque molto agganciate a quella che era la desinenza pubblica, diciamo così. La nostra area di innovazione sociale di sviluppo invece vuole proprio guardare ai nuovi processi produttivi, ai nuovi processi di sistema e alle innovazioni tecnologiche, hardware e software ovviamente. I nostri primi prodotti sono una risposta molto forte a questo. Chi? No. No, lei è una scienza politologa. Sì, ha lavorato con questa persona, Alice, questa ragazza che si occupa dell'innovazione in 4B, ha lavorato da anni con Federica Bandini, con la prof. Bandini. È merito suo. A parte le battute. La contaminazione è molto importante sicuramente per portare avanti questi processi. Per quelli citati ad esempio nelle slide, appunto Fungibox che citavo prima, quindi la produzione di questi kit di autoproduzione di funghi partendo dal caffè usato, ma la Pevianca, uno spin-off di 4B nato ormai 4 anni fa, il primo centro commerciale totalmente biologico basato su dei principi di sostenibilità sociale ed ambientale, quindi dal chilometro zero, la cooperazione sociale, fino alla tanto in voga manie, o chiamiamole come vogliamo, culture vegetariane, vegane, e chi più ne ha più ne mette. Piuttosto che l'altro, io sono onnivoro per definizione, quasi più carnivoro, quindi non, purtroppo vendiamo una carne strepitosa, la Pevianca, carne biologica, chilometro zero, no, perché non ho capito. Però tu hai differenziato, no, c'è una linea di prodotti, io parlo in termini imprenditoriali, il mondo vegano e vegetariano è il 65% del nostro fatturato. Adoro queste scelte, ma non necessariamente non le devo condividere. Esiste anche una carne biologica, buonissima. Detto questo, la Pevianca è un progetto di questo tipo, un percorso lungo di innovazione e di pensiero che ha portato alla creazione di un'altra impresa sociale, uno spin-off di 4B, in cui 4B investe, continua a investire anche quantità consistenti di denaro. Diverse centinaia di migliaia di euro già investite e continueremo a investire perché riteniamo che sia il modello, un modello di sviluppo anche questo territoriale e culturale molto importante. Pensate che 15 produttori locali, agricoltori, cioè che da allevatori e produttori, hanno convertito, in alcuni casi già terminato il processo di conversione da coltura tradizionale, quindi produzione intensiva con l'utilizzo di prodotti chimici e quant'altro, a una produzione biologica totale, perché la domanda condiziona in maniera forte l'offerta. Loro hanno piccoli agricoltori, alcuni hanno già biologici, altri sono convertiti totalmente, perché si sono resi conto che quella era la tendenza, perché comunque la qualità della vita che genera anche per loro cambia, perché non è vero che bisogna lavorare di più per guadagnare di più, molto spesso basta lavorare meglio, anche la quantità equivalente a quella che si lavorava prima, in alcuni casi anche un po' meno, e alcuni esempi sono eclatanti da questo punto di vista, per guadagnare la stessa quantità di denaro o anche guadagnando un po' meno ma vivendo molto meglio, in alcuni casi addirittura si guadagna anche di più, quindi hanno all'americana un win-win amplificato. Questi progetti sviluppano
un'area di ricavi ancora piccola ma in forte crescita, e hanno una loro contestualizzazione trasversale anche con società esterne alla nostra o imprese esterne alla nostra. L'ultimo, non perché meno importante, ma perché qui veniva da un altro tipo di presentazione, è la rigenerazione di cosiddetti asset comunitari, quindi beni pubblici, chiamiamoli anche così, anche se non sono tecnicamente beni pubblici puri, giusto? Okay. Asset comunitari che vedono il coinvolgimento di per lo sviluppo di qualcosa di diverso, in particolare un bene confiscato alla mafia. A Forlì, come in tutto il resto d'Italia, ci sono centinaia, migliaia di beni, terreni, immobili, negozi, attività produttive, in alcuni casi sequestrati, in altri casi confiscati, in altri casi alle mafie a 360 gradi. Qui a Forlì ce ne sono, mi sembra, 14 o 15 di beni già confiscati in via definitiva con dei processi chiusi. Questo bene in particolare viene da una storia molto lunga di racket, di estorsione, diciamo una famiglia affiliata a un gruppo andranghetista, quindi non siamo in Sicilia ma in Calabria, che faceva dello strofinaggio, prestava denaro e ovviamente con i tassi di usura che applicavano. Questo podere e le relative proprietà erano il frutto appunto di questa attività di estorsione, diciamo così, di strofinaggio, scusate. Viene recuperato dal tribunale con un processo che è durato oltre 12 anni e quindi viene riassegnato. Noi partecipiamo a questa colla che l'ente pubblico bandì e otteniamo l'affidamento di questo podere. Questo podere è diventato una discarica sostanzialmente, dall'Eternit, frigoriferi, lavatrici, macerie, qualunque ben di Dio che potrete immaginare c'era. A nostre spese l'abbiamo bonificato, sono voluti oltre 2 anni e diverse decine di migliaia di euro, perché l'Eternit, l'amianto ha dei costi proibitivi, ingombranti, quali lavatrici o che hanno materiali, gas inquinanti, non ne parliamo. Un lungo percorso ha portato il podere ex Limonenti oggi ad essere un terreno dove vengono prodotti beni, prodotti biologici. Abbiamo creato degli orti che sono stati assegnati in partnership con Caritas e Slow Food a famiglie bisognose, ma ancora non intercettate dal sistema di prevenzione della povertà, ma vicine alla soglia della povertà. Altre vengono date liberamente, c'è un bando aperto, chiunque di voi che abbia voglia di farsi l'orto può con poche decine di euro all'anno prendersi il suo pezzettino di terra e farsi un orto con tutta la consulenza, la competenza di persone che ci lavorano quotidianamente e possono darvi una mano. È molto interessante, un luogo come tale genera un luogo di aggregazione, un luogo di incontro dove culture diverse, dove persone di ogni estrazione sociale, dall'avvocato fino all'ultimo degli operatori di Forlì, si incontrano e quando prendi la zappa in mano, come si suol dire, la terra è in basso per tutti. Puoi essere chi ti pare, ma per zappare ci vuole la schiena e dei muscoli. Abbiamo anche una zappatrice automatica. Ma no, abbiamo anche persone disabili che vengono a farsi l'orto ed è una cosa meravigliosa vederli come girano in mezzo al loro orto. Addirittura abbiamo sviluppato un paio di anni fa su un altro podere che gestiamo, il progetto Alto Giardino, con delle griglie recuperate dai cantieri edili, quelli che si usano, le griglie in acciaio per fare il cemento armato, piantate di fianco ai filari di pomodori piuttosto che aiutano la deambulazione della persona che non è in grado di camminare o che ha difficoltà a camminare. Ecco che riusciamo a portare dentro l'orto il disabile che prima l'orto al massimo non poteva guardare perché non poteva ovviamente camminare. Con un sistema banalissimo che è mettere queste grate piantate per terra, quindi dargli dei punti di appoggio,
abbiamo persone di Esameri che lavorano nel loro terreno tutti i giorni, domenica inclusa, perché piuttosto che stare a casa e non fare niente, molto più divertente venire a zappare un po' di terra. Questi sono i due macro, diciamo così, in estrema sintesi, mi scuso per la capacità di sintesi e pulizia nel ragionamento, ma sono talmente tante le attività che cerchiamo di mettere insieme che portarle a sintesi è molto complesso. Riteniamo che il modello che per Forbì il Social Impact Report ha già portato un risultato superiore alle nostre aspettative, ossia un ben ritorno di visibilità. Dal momento della presentazione della sua pubblicazione ad oggi abbiamo superato almeno le 50 richieste di contatto, non solo lavorativo, che è quello purtroppo per la comunità lavorativa che c'è oggi in Italia è normale, ma di partner che vogliono fare cose diverse dall'essere un fornitore o un cliente, vogliono fare un ragionamento insieme a noi, sviluppare un percorso. Questo, secondo noi, è la base per un'innovazione culturale fondamentale, ossia trasformare le nostre imprese da mere esecutrici di servizi a produttori di innovazione. Ovviamente in partnership, perché qui Paolo e Sara hanno sviluppato una teoria interessantissima sui libri di organizzativi, quelli sono sicuramente modelli che noi dobbiamo continuare ad abbracciare e portare avanti, quindi non aver paura di cambiare, di ibridarsi, anche prendendo altre forme societarie, ma svilupparle in quella direzione.